I want a renaissance to shine a light, be the change we want. Da giornalista finanziaria a scrittrice per bambini, da qualche anno Claudia De Lillo si è trasformata in Elasti, scoprendo una parte di sé fino ad allora sconosciuta. Io nasco come giornalista finanziaria a mio malgrado, torto collo, e però evidentemente, come dire, c'era questa passione della scrittura, la passione così di raccontare anche un po' le sfighe delle mamme, dei bambini, e quindi è tutto venuto fuori da solo. Io credo che se uno poi ha una passione, da qualche parte esce, dalle orecchie, dal naso, in qualche modo deve uscire, e quindi sono sempre meno giornalista finanziaria e sempre più, come dire, narratrice. Una sfida difficile l'ultima, in cui lei, madre di tre maschi, prova a parlare alle bambine. È strano, si apre un mondo, perché le femmine appartengono a un mondo meraviglioso, quindi un po' di rimpianti mi sono venuti perché ho toccato con mano veramente quanto fantastiche siano le ragazzine. Detto questo però, conoscendo i miei maschi e i maschi in generale, devo dire che sono molto più semplici e rilassanti, quindi quando tornavo a casa dopo questi incontri con le ragazzine dicevo, vabbè, però la vita forse, nonostante le mazzate che si danno e tutto quanto, è più facile, perché diciamo che i maschi sono macchine un po' più semplici e quindi più gestibili. Mi capita abbastanza spesso che mi scrivano ragazzine che ho visto magari nelle scuole su Facebook dicendomi: io non avevo mai letto niente, il tuo libro è il primo libro che ho letto. E io questa cosa qui la trovo meravigliosa, e come dire, ce ne fosse anche solo una che me lo dice, valsa la pena di scriverlo.